Buongiorno e benvenuti nella nuova puntata dell'Economia senza segreti. Oggi parliamo di mutui e di tassi legati ai mutui sulla casa. Come era prevedibile, dopo tanto tempo di tassi incredibilmente bassi, addirittura negativi per quanto riguarda i parametri sul tasso variabile, improvvisamente, ovviamente legato all'aumento importante dell'inflazione, sono aumentati anche i parametri, specialmente per il tasso fisso, tasso che è scelto dalla maggior parte degli italiani come indice di tranquillità e serenità nel rimborso delle rate. Cosa sta succedendo? Come prevedibile, la scelta della BCE e della Lagarde di sostanzialmente accantonare le politiche a favore dell'economia degli stati per poter intervenire sull'inflazione ha fatto schizzare non solamente il tasso relativo al tasso fisso, all'IRS, che è comunque legato all'inflazione, ma anche l'Euribor, quindi il parametro legato ai tassi variabili. Tassi variabili che negli anni precedenti sono comunque stati molto bassi per coloro che li hanno utilizzati, li hanno scelti, negli ultimi 5 anni sicuramente hanno garantito un enorme risparmio rispetto ai tassi fissi. Devo dire che comunque ci sono state diverse anomalie che in questo periodo, soprattutto l'anno scorso, ha caratterizzato il mondo dei mutui. Prendo proprio l'articolo che oggi il Sole 24 Ore ha fatto, che mi ha un po' bruciato l'iniziativa perché volevo comunque parlare di mutui, visto che molte domande da parte vostra riguardavano anche questo aspetto, perché ovviamente i tassi fissi che conosciamo, che conoscono diciamo i nostri genitori, hanno sempre avuto delle durate limitate e dei tassi sicuramente ben superiori a quelli attuali. Pensate che l'anno scorso si poteva fare un tasso fisso allo 0,50, allo 0,35, cioè dei tassi veramente, veramente bassissimi. Ecco che adesso invece si sta tornando alla normalità, però è un grosso problema per coloro che invece hanno già un mutuo, per esempio a tasso variabile, quindi dovranno intervenire per cercare di bloccare i rialzi, oppure coloro che devono stipulare un mutuo magari nei prossimi mesi, quindi loro hanno già ottenuto una delibera dal punto di vista bancario, ma dovranno ripensare insieme con la banca magari se adeguare la rata, che ovviamente sarà aumentata rispetto a quello che è il preventivo, la delibera stabilita dalla banca, magari aumentando la durata del mutuo stesso. Ecco. Personalmente suggerisco sempre di adottare una rata molto sostenibile rispetto ai propri parametri, sapendo che comunque come tipologia di prodotto sicuramente le banche sui mutui sono molto più favorevoli all'erogazione rispetto che a operazioni nell'ambito aziendale, dove ovviamente i rischi sono maggiori. Anche coloro che avevano pensato di cambiare banca, cambiare mutuo con la cosiddetta surroga, ecco che questa soluzione adesso non diventa più così conveniente come era per esempio un anno fa, nel senso che ancora l'anno scorso si potevano trovare dei tassi inferiori all'1%, quindi senza pagare nessuna ulteriore spesa di rinegoziazione, mentre adesso i tassi sono intorno al 2%, diciamo per le offerte migliori, che ovviamente dipendono anche dal valore del mutuo rispetto al valore dell'immobile e anche dei redditi presentati come diciamo supporto per il pagamento della rata. Una situazione invece veramente complicata e direi da intervenire immediatamente da parte del governo è quello invece relativo ai mutui cosiddetti delle giovani coppie, i mutui Consap per coloro che hanno meno di 36 anni. Perché? Cosa sta succedendo? Cosa succederà e anzi quali saranno le azioni che le banche stanno già adottando? Questi sono dei mutui dove c'è una garanzia statale molto importante che raggiunge l'80% del valore dell'immobile per coloro che hanno un ISE sotto i 40.000 euro, permette fondamentalmente allo Stato di garantire alla banca completamente qualora queste giovani coppie un domani non riuscissero a rimborsare il mutuo. E quindi possono queste giovani coppie, questi giovani mutuatari possono accedere a mutui anche pari al prezzo dell'acquisto della casa, quindi senza avere poi imposte di registro, imposte ipotecarie. Quindi veramente con pochissimi risparmi, anziché andare in affitto, una giovane coppia si compra casa, cosa che in questo momento è sicuramente un valore, cioè una casa ha ancora un valore tangibile, mentre molti aspetti diciamo degli investimenti sapete che stanno perdendo grande valore a causa dell'inflazione. Detto questo, cosa succede? Però questi mutui sono legati a delle specifiche condizioni che sono stabilite diciamo da dei parametri, quindi sostanzialmente il cosiddetto TAEG, quindi il tasso complessivo
che è composto dal tasso che la banca applica, che non è appunto l'IRS, ma è l'IRS più un cosiddetto spread, quindi il guadagno della banca, più tutte le altre spese, non può superare una certa soglia che vado a leggere è pari all'1,99. Capite che adesso quando il parametro di riferimento è già superiore all'1%, capite che le banche non hanno nessun guadagno nel fare questi mutui alle giovani coppie. E quindi ci stanno già succedendo di comunicazioni da parte di banche che hanno già fondamentalmente dato la propria disponibilità ad avere il mutuo, che devono sospendere l'operazione o magari passarlo a tasso variabile, dove ovviamente il tasso è comunque inferiore al tasso fisso, quindi permette comunque alla banca di guadagnare un, diciamo, il cosiddetto spread, quindi fare la pratica non in perdita, perché ovviamente anche le banche devono guadagnarci da queste operazioni pur avendo tutte le garanzie di questo mondo. Capite quindi che questa iniziativa, che era nata per supportare le giovani coppie, adesso rischia di vedere naufragato il proprio obiettivo, a meno che, mi auguro, immediatamente possano essere adeguati i tassi di riferimento, i tassi soglia, ai tassi di mercato che ovviamente adesso sono aumentati. Quali sono i consigli che mi permetto di fare, soprattutto per coloro che hanno il tasso variabile? Beh, allora, di valutare se non l'hanno già fatto un passaggio a un tasso fisso, magari anche allungando la durata, ma permettendo loro comunque di avere una vita serena sul rimborso del mutuo. Tenere presente che comunque l'abitazione di proprietà per molti italiani è ancora la cosa più importante, come vi ho detto, è ancora un investimento che ha un valore tangibile, anche se personalmente ovviamente bisogna valutare tante altre variabili che nel corso della durata, diciamo, del mutuo, quindi dello stato dell'immobile, può peggiorare, quindi necessitano ristrutturazioni e vi dicendo, ma non è questa la puntata dove si parla di se è meglio andare in affitto o comprare casa, ecco. Mi riferisco soprattutto a quelle situazioni in cui consiglio a qualsiasi mutuatario di rivolgersi alla propria banca o ad altri istituti o magari anche dei consulenti indipendenti professionisti, cosiddetti mediatori del credito, per poter valutare cosa conviene fare loro, perché attenzione, a livello psicologico è molto diverso da situazione a situazione intervenire in queste posizioni, perché ovviamente chi ha dei redditi dipendenti deve avere delle rate fisse, magari invece gli autonomi possono ancora diciamo gestire il mutuo con dei tassi variabili, magari con dei tetti massimi, quindi garantendosi che il tasso non possa superare una certa soglia, perché comunque possono, ovviamente loro hanno la possibilità di adeguare i propri listini, diciamo, quindi guadagnare di più se la rata aumenta, cosa che invece ovviamente un dipendente non è in grado di fare. Ovviamente vi invito, se avete delle domande da fare, lasciarle nei commenti. Personalmente ritengo che adesso ci sarà un forte incremento dei tassi quest'anno e anche l'anno prossimo, quindi non aspettate che arrivi, diciamo, ulteriori aumenti, intervenite immediatamente da qua a giugno, perché poi immagino che la situazione da un punto di vista di costo di mutui che sono in da erogare saranno maggiori, mentre i mutui in corso, coloro che hanno già avuto il loro bel mutuo a tasso fisso, non possono dormire, possono dormire sonni tranquilli, perché comunque in ogni caso il loro tasso è già stato stabilito, quindi in realtà stanno rimborsando un valore inferiore rispetto al valore reale, visto che l'inflazione, come ben sapete, è molto molto elevata. Un saluto e vi invito a fare qualsiasi domanda inerente all'argomento.